Ciao, se ci stai ascoltando, probabilmente è perché stai percorrendo senza saperlo un pezzetto di ciò che era prima la Conca d'Oro. Ma cos'è la Conca d'Oro? È la pianura sulla quale sono adagiati la città di Palermo e alcuni centri abitati del suo hinterland, dalla Piana dei Colli fino a Monreale, Ciaculli e Bagheria. La Conca d'Oro è compresa fra i monti di Palermo e il mare ed è attraversata dal fiume Reto e da altri tre corsi d'acqua oggi interrati, il Chiemone, il Papireto e il Gabriele. Tale abbondanza d'acqua la rende particolarmente fertile, tanto da guadagnare l'appellativo di Conca d'Oro. All'inizio del Novecento l'area verde conservava ancora la sua antica vocazione agricola. La vallata presentava infatti una distribuzione piuttosto ordinata di coltivazioni come l'agrumeti e colture erbacee. L'originario territorio ha subito tra la metà degli anni 50 e la metà degli anni 70 delle profonde trasformazioni, sotto la spinta di un'espansione urbanistica incontrollata, passata alla storia come Sacco di Palermo. Ma ora rifletti un po'. Se hai conoscenza di altri resti di quella che era l'antica Conca d'Oro, ricordi ad oggi dove si trovano? Spero che questo pezzo di storia abbia arricchito il tuo bagaglio di conoscenza sul territorio palermitano e soprattutto grazie per l'ascolto dato.